Allora, come al solito, leggiamo tutto di seguito e poi riprendiamo a spiegare, facciamo una pausa e se ne avete, inviate i vostri dubbi durante la pausa alla chat. Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle d'Alpe, come quando i vapor umidi e spessi a diradar cominciansi, la sfera del sol debilemente intraperessi, e fia la tua immagine leggera in giungere a vedere com'io il vidi, lo sol in pria che già nel corcar era. Sì, pareggiando i miei coi passi fidi del mio maestro, uscì fuor di tal nube ai raggi morti già nei bassi lidi. O immaginativa che ne rube talvolta sì di fuor com non s'accorge perché d'intorno sono in mille tube. Chi muove te se il senso non ti porge? Muoviti lume che nel ciel si informa per sé o per voler che giù lo scorge. Dell'empiezza di lei che mutò forma nell'uccel che a cantar più si diletta, nell'immagine mia apparve l'orma. E qui fu la mia mente sì ristretta dentro da sé che di fuor non venia cosa che fosse allora da lei ricetta. Poi piove dentro all'alta fantasia un crucifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa il giusto Mardoceo, che fu al dire al far così intero. E come quest'immagine rompeo sé per se stessa, a guisa di una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla piangendo forte e dicea: O regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder la vina, ormai perduta. Io son essa che lutto, madre, alla tua pria che all'altrui ruina. Come si frange il sonno, ove di butto nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso tosto che lui il volto mi percosse, e maggior assai che quel che il nostro uso. Chi mi volgea per veder ov'io fosse, quando una voce disse, qui si monta, che da ogni lato intento mi rimosse. E fece la mia voglia tanto pronta di guardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù qui vi mancava. Questo è divino spirito che nella via da Irsù ne drizza senza prego e col suo lume se medesmo cela. Si fa con noi come l'uomo si fa servo, che quale aspetta prego e l'uopo vede, malignamente già si mette al nero. Ora accordiamo a tanto invito il piede, procacciam di salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il dì non riede. Così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto ch'io al primo grado fui, sentimmi presso quasi un muover d'ala e ventarmi nel viso e dir beati pacifici che son sanz'ira mala. Già era sovra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue che le stelle apparivan da più lati. O virtù mia, perché sì ti delegue? Fra me stesso dicea che mi sentiva la fossa delle gambe poste in triegue. Noi eravamo dove più non saliva la scala su ed eravamo affissi, pur come nave che alla piaggia arriva. E io attesi un poco, si udissi alcuna cosa nel nuovo girone. Poi mi volsi al maestro mio e dissi: Dolce mio padre, di quale offensione si porga qui nel giro dove siamo? Se i piedi si stanno, non stia a tuo sermone. Ed egli a me: L'amor del bene, scemo del suo dovere. Quitta si ristora, qui si ribatte il maltardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora, volgi la mente a me, prenderai alcun buon frutto di nostra dimora. Né creator né creatura mai, cominciò el, figliol fu senza amore,
o naturale o d'animo, e tu lo sai. Lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro può errar per malo obietto o per troppo per poco di vigore. Mentre che lì è nel primo ben diretto e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto. Ma quando al mal si torce, o con più cura o con men che non dee corre nel bene, contra il fattore adovra sua fattura. Quinci comprendere poi che esser convene amor sementa in voi d'ogni virtute ed ogni operazion che merta pene. Or, perché mai non può dalla salute amor del suo subietto volger viso, dall'odio proprio son le cose tutte. E perché intender non si può diviso e per sé stante alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Resta, se dividendo bene stimo, che il mal che s'ama è del prossimo ed esso amor nasce in tre modi, il vostro limo. E chi per esser suo vicin soppresso sper eccellenza e sol per questo brama che il sia di sua grandezza in basso messo. E chi podere, grazie, onore e fama teme di perder perché altri sormonti, onde sta trista, sicché il contrario ama. E chi per ingiuria par che aonti, sicché si fa della vendetta di otto, e tal convien che il male altrui impronti. Questo triforme amor qua giù di sotto si piange, or vo che tu dell'altro intende, che corre al bel, con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende nel qual si quieti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende. Se lento amore a lui veder vi tira o a lui acquistar questa cornice, dopo giusto pentar ve ne martira. Altro bene che non fa l'uomo felice. Non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben frutto e radice. L'amor che adesso troppo s'abbandona, di sovra noi si piange per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Bene. Allora, prima di cominciare la spiegazione vorrei domandare, qualcuno mi ha scritto la settimana scorsa, immagino durante la spiegazione sulla chat, ma poi quando io l'ho letto non c'era più, qualcuno che mi ha detto che era stato insegnante alla mia scuola. Se mi può mettere nome e cognome per vedere se io ho avuto questo insegnante, mi farebbe molto piacere sapere chi è. Allora, riprendo dal primo verso. Vi ricordate la settimana scorsa eravamo arrivati al canto numero 50 di tutta la commedia, quindi al centro del poema. Questo canto diciassettesimo è anche un mezzo, se vogliamo, perché è il mezzo dei tre canti del Purgatorio che, avendo il Purgatorio 33 canti, segna proprio il centro del Purgatorio stesso. E non a caso, insieme al canto precedente, a quello che segue, formano una unità dottrinaria molto importante del poema. E non a caso anche in questo canto del mezzo, dei canti del mezzo, si fa un appello al lettore, dove, ah, grazie, qualcuno mi ha scritto, poi ne parliamo. Grazie. Allora, ricordati, lettore, dice Dante a noi, se mai nell'Alpe, cioè se essendo in montagna, ti colse nebbia, cioè ti ha colto la nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle d'alpe, cioè attraverso la quale tu abbia visto nello stesso modo in cui le talpe vedono attraverso la pelle che hanno davanti agli occhi. Nel Medioevo non si conosceva il fatto che questa pelle che hanno le talpe ha un foro attraverso il quale si vede. E quindi credevano che le talpe vedessero velatamente come appunto uno vede quando c'è nebbia. E quindi ci ha invitato a vedere così, come verso quarto, cioè a ricordare come si vede, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente intraperessi, e
cioè come quando i vapori umidi e densi che sono attorno al sole cominciano a dileguarsi, la sfera del sole entra attraverso gli occhi in un modo debole. Una volta che noi lettori ci siamo fatti l'immagine di quella visione dileguata della sfera del sole attraverso la nebbia, al verso settimo, e fia la tua immagine leggera in giungere a vedere come io rividi lo sole in pria, che già nel cor carera. Cioè, una volta che l'hai immaginato, la tua immagine sarà facile da arrivare a vedere, cioè farai facilmente l'immagine di come io rividi il sole prima attraverso, è sottinteso, questo fumo dentro il quale si stanno purgando gli iracondi della terza cornice, il sole che già stava coricandosi, quindi che stava arrivando al tramonto. Quindi Dante, vi ricordate che nel dialogo con Marco Lombardo avevano camminato insieme e a un certo punto Marco aveva detto: vedi che già si intuisce una luce là, perché si sta diradando il fumo, io non posso uscire dal fumo, ancora. Quindi Dante e Virgilio cominciano a uscire, vedono il sole che sta tramontando, ancora velato appunto da questo fumo. E al verso decimo, sì, pareggiando i miei coi passi fidi del mio maestro, uscì fuori di tal nube ai raggi morti già nei bassi lidi. Cioè così, vedendo il sole che tramontava attraverso la nuvola di fumo, mettendo i miei passi pari a quelli di Virgilio, cioè ai passi affidabili del mio maestro, di nuovo si sottolinea quello che avevamo commentato, vi ricordate, la settimana scorsa, cioè l'importanza della guida della ragione proprio per poter uscire dall'ira, che è quello che stanno facendo appunto Dante e Virgilio. Allora Dante, seguendo i passi degni di fede, di fiducia del suo maestro, esce fuori da quella nuvola ed è, diciamo, già davanti ai raggi che muoiono nella bassa riviera del Purgatorio. E qui Dante esclama una cosa che vi anticipo perché lo fa, affinché non vi perdiate poi durante la spiegazione. Vi ricordate che quando era entrato appunto a questa terza cornice dove si sta purgando l'ira, Dante aveva avuto queste visioni estatiche attraverso le quali gli si erano presentati tre esempi di mansuetudine che invitavano ad abbracciare questa virtù che si oppone all'ira. Vi ricordate che Dante poi cammina come se fosse ubriaco e Virgilio gli dice: quello che hai visto è affinché tu apra il cuore alle acque della pace, vero? Gli manca vedere, come ormai sappiamo dalle due cornici precedenti, gli esempi analoghi ma negativi, cioè esempi di ira punita, che è quello che Dante sta per narrare, che vide. E infatti si stupisce, ormai quando è poeta, sta scrivendo anni dopo, del fatto di aver fornito all'immaginativa, che è quella facoltà della mente che mette insieme le informazioni provviste dai sensi per dare un significato coerente a quello, ma si stupisce perché di solito queste informazioni provengono appunto dal mondo esterno e sono provvisti dai sensi, mentre in questo caso provengono direttamente da Dio. E quindi al verso 13 Dante esclama: «O immaginativa che ne rubi talvolta sì di fuor, quom non s'accorge perché d'intorno suoni mille tube, chi muove te se il senso non ti porge?» Cioè, o facoltà immaginativa della mente, che ci rapisci così tanto talvolta da quello che vi circonda, che uno non riesce ad accorgersi
di niente che succede fuori, anche se attorno al soggetto suonano mille tube, quindi anche se c'è un rumore spaventoso, chi ti muove se non ti porgono informazioni, i sensi? E immediatamente si risponde al verso 17: muoviti lume che nel ciel si informa per sé o per voler che giù lo scorge. Cioè ti muove la luce che si informa nel cielo per se stesso, per grazia, o per una volontà che lo invia qua giù nel mondo. E ora, dopo aver esclamato questo, torna al punto di vista del Dante pellegrino e racconta appunto che cosa vide dentro di sé. Verso 19. Dell'empiezza di lei che mutò forma nell'uccel che a cantar più si diletta, nell'immagine mia apparve l'orma. Allora, dentro la mia immagine apparve la traccia, cioè la rappresentazione dell'empiezza, cioè della mancata pietà, di quella che cambiò forma, cioè che diventò l'uccello che più gode nel canto, cioè l'usignolo. Qui si ricorda brevemente, perché abbiamo già parlato di questa metamorfosi ovidiana, che il mito di Procne e Filomela. Vi ricordate che Procne, per diciamo vendetta contro il marito Tereo, che aveva violentato e poi tagliato la gola alla sorella finché non raccontasse la violenza, aveva addirittura, in preda a un'ira che è appunto qui emblema di una tragedia provocata da questo peccato, ammazzato il figlio e gliel'aveva fatto mangiare, vero? Quindi è interessante, perché vi ricordate quando abbiamo visto gli esempi di mansuetudine, riguardavano giovani anche, no? Riguardavano la mancata ira di Maria di fronte a Gesù, bambino, che stava a parlare nel tempio con i dottori, la condiscendenza benevola del re di Atene che perdonava questo giovane che aveva abbracciato la figlia, lo stesso Santo Stefano che era mansueto contro i suoi uccisori chiedendo il perdono di Dio per loro. Qui vediamo un esempio, il primo esempio che appare qui di ira davvero tragica, riguarda il destino di un bambino del tutto innocente che pur di, insomma, castigare il marito, questa Procne ammazzò, il che è una delle cose che a volte tragicamente accadono, no? Che i figli paghino le conseguenze dell'ira tra i genitori. E poi al verso 22, e qui fu la mia mente si ristretta dentro da sé, che di fuor non venia cosa che fosse allora da lei ricetta. Cioè, la mia mente fu così concentrata dentro se stessa nel guardare questa storia, che da fuori non gli arrivava alcuna cosa che fosse ricevuta da lei. E al verso 25, immediatamente, come era accaduto anche con gli esempi di virtù, arriva una seconda scena. Poi piove dentro all'alta fantasia un crucifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardoceo, che fu al dire e al far così intero. Così come fa sempre Dante, va alternando un esempio pagano come quello ovidiano precedente a uno biblico, in questo caso è la storia di Aman, il ministro del re persiano Assuero, che fu crocifisso per aver mandato a crocifiggere il giusto Mardocheo, che fu così intero, come dice il verso 30, perché aveva avvertito a Assuero su una congiura, e tutti gli altri giudei.
se non che Esther chiese, insomma, che fosse Aman ad essere crocifisso. E al verso 31 arriva la terza storia, e come questa immagine rompe sé per se stessa, a guisa di una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo, sursi in mia visione una fanciulla piangendo forte. Allora, non appena si ruppe questa immagine per se stessa, come, questa è un'immagine bellissima, come una bolla di aria che è dentro l'acqua, si disfa non appena manca l'acqua dentro la quale si fa, immediatamente emerse nella visione di Dante una fanciulla piangendo forte e dicea: o regina, perché per ira hai voluto essere nulla? Ancisa t'hai per non perder la vina, ormai perduta. Io son essa che lutto, madre, alla tua pria che all'altrui ruina. Allora, questa è la storia di Amata, la moglie, insomma, del re dei Latini, con la cui figlia Enea doveva sposarsi, sottraendola a turno, no? Al suo fidanzato, al suo promesso sposo, e quindi Amata, la regina che aveva promosso la guerra lì, credendo che Turno è già morto, quando in realtà era ancora vivo, pur di non vedere la figlia sposa uno straniero, si toglie la vita. In realtà nell'Eneide lei riconosce la sua colpa di aver promosso appunto la guerra, ma Dante qui rende Amata suicida per ira e mette in bocca Lavina questo discorso sconsolato: di nuovo l'ira di una madre provoca il dolore straziante della figlia giovane, che chiama regina perché hai voluto annullarti, cioè toglierti la vita per ira. Ti sei uccisa, sto parafrasando adesso il verso 37, ancisa tai, ti sei uccisa per non perdere la vina, cioè per non perdere me, dice la vina in terza persona di se stessa. Ora mi hai persa. Io sono quella che lutto, cioè che piango il lutto, o madre, alla tua ruina prima che all'altrui, cioè prima di dover piangere anche la morte di appunto Turno. Va bene? Sono tutti fatti chiaramente dell'Eneide, in questo caso il libro dodicesimo dell'Eneide. E al verso 40, viste queste tre storie, Dante torna alla realtà che lo circonda. Come si frange il sonno, vedi butto nova luce per quote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che lume il volto mi percosse, maggior assai che quel che è il nostro uso. Cioè, come il sonno, cioè quando qualcuno sta dormendo, si frange, si rompe, quando di colpo, di butto, una nuova luce percuote il viso chiuso, gli occhi chiusi, quando una luce molto forte dà negli occhi di chi sta dormendo e il sonno si interrompe, il sonno che, questa è una immagine bellissima, che è fratto, cioè già frammentato, guizza prima di morire del tutto. Guizzare è il verbo che si usa per questo movimento di agitare, per esempio la coda dei pesci, guizza. E allora è una metafora per dire come il sonno fa un po' fatica a dileguarsi del tutto, prima invia ancora delle immagini che convivono con la veglia appena acquistata. Così il mio immaginare, cioè l'immagine, in questo caso questa terza immagine di Lavina piangendo la morte della madre, cadde giuso, cioè cadde giù, tosto che immediatamente un lume mi percosse il volto.
un lume molto più grande di quello che siamo soliti vedere. Quindi noi sappiamo già che Dante era uscito dalla nuvola e aveva visto il sole che tramontava. Quindi chiaramente non è la luce del sole quella che lo sta, diciamo, rimandando alla realtà, ma è chiaramente una luce sovrannaturale, come ha detto, molto maggiore di quella che solitamente vediamo, sarà quella del solito angelo che toglie il P che era stato, messo sulla fronte di Dante dall'angelo portiere, vi ricordate? E allora Dante, che è tornato in sé dopo queste visioni estatiche, al verso 46, «I mi volgea per vedere ov' io fosse, quando una voce disse, qui si monta, che da ogni altro intento mi rimosse». Cioè Dante, curioso com'è, si sta guardando attorno per vedere dove si è svegliato, tra virgolette, dove ha riacquistato il senso di realtà, quando una voce disse, da questa parte si sale, una voce che rimosse Dante da ogni altra intenzione. Non gli importò più dove era, ma gli importò vedere da dove veniva quella voce. E al verso 49, e fece la mia voglia tanto pronta di riguardare chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Cioè, la mia voglia diventò così disposta di guardare chi è che aveva detto queste parole, che era una voglia che non riposa mai se non si ricongiunge con l'oggetto del desiderio. È interessante che Dante si riferisca a questa voglia così intensa, perché siccome è appunto la luce di un angelo e quindi di un essere che appartiene al paradiso, Dante si sta riferendo a quel desiderio grazie al quale si arriva in paradiso, perché non si riposa mai in terra prima di raggiungere appunto l'oggetto desiderato. E dico che è interessante che Dante si riferisca a questo suo desiderio proprio in un canto in cui, come vedremo dopo la pausa, tutta la sua seconda parte è destinata a spiegare l'ordinamento del purgatorio sulla base dell'amore, sulla base del desiderio. Allora Dante è molto desideroso di sapere da dove proveniva quella voce, e al verso 52, ma come al sol che nostra vista grave per soverchio sua figura vela, così la mia virtù qui vi mancava. Cioè, ma come accade con il sole che per eccesso vela la sua figura, non possiamo vederlo come sfera perché pesa sulla nostra vista, così la mia forza visiva qui era manchevole, non era sufficiente. E allora al verso 55 comincia a parlare Virgilio: questo è divino spirito che nella via dir su ne drizza senza prego e col suo lume se medesimo cela. Siccome Dante non può guardare, Virgilio gli spiega: questo è uno spirito divino, chiaramente un angelo, che ci indirizza nella via di andare verso l'alto senza che noi glielo preghiamo, e con la propria luce cela se stesso. Quindi non lo puoi vedere come un angelo, così come il sole, quando la sua luce è eccessiva, non mostra la sua sfera. E Virgilio, al verso 58, si riferisce a questo fatto che l'angelo, senza che Dante e né lui gli domandassero da quale parte si sale, aveva già dato la risposta. E quindi al verso 58, Virgilio si fa con noi come l'uomo si fa sego, cioè l'angelo si comporta verso di noi come un uomo fa con se stesso, che quale aspetta prego e l'uomo vede malignamente già si mette al nego, già che la persona che
aspetta di essere pregato vedendo il bisogno, l'uoco, malignamente, con malvagità, già si sta disponendo al rifiuto. In qualche modo fa capire che preferirebbe non offrire quell'aiuto. Qui Dante sembra di stare riecheggiando una frase che cita anche nel Convivio di Seneca. Tarde velle nolentis est, cioè chi tarda, insomma, ad assecondare un desiderio, si dispone in qualche modo negativamente verso di esso. In tutti questi angeli che vediamo nelle diverse cornici, abbiamo notato la loro bonaria predisposizione verso la salita. O l'angelo cammina verso di Dante o apre le ali. Ha sempre questo atteggiamento di anticiparsi al bisogno, che è appunto un atteggiamento tipico della grazia, che per quel che riguarda la vicenda individuale di Dante è quello che, come abbiamo saputo fin dal secondo canto dell'Inferno, ha fatto Maria nei confronti del pellegrino peccatore che si era perso nella selva e che, cui, ricordiamo, è stata inviata, diciamo, questa provvidenziale, possibilità di aiuto in Virgilio prima che lui la chiedesse. Lui chiede aiuto solo quando vede Virgilio lì. Ma si era già mossa Maria e aveva chiamato Lucia, che aveva chiamato Beatrice, che aveva chiamato Virgilio. Tutte queste tre donne benedette, come dice Virgilio, si erano occupati di Dante prima che Dante chiedesse aiuto. Quindi così agisce la grazia divina. Poi però spetta all'uomo accogliere questo aiuto, come infatti fa Dante chiedendo aiuto a Virgilio, e come ora Virgilio ricorda che bisogna fare quando qualcuno agisce con questa bonaria anticipazione. Al verso 61 Virgilio aggiunge: ora accordiamo a tanto invito il piede, cioè ora facciamo accorde, quindi mettiamo sulla stessa, diciamo, consona lunghezza d'onda il nostro cuore, il piede a così generoso invito. Procacciam di salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il dì non riede. Cioè, facciamo in fretta, cerchiamo di salire il più possibile prima che si faccia buio, già che poi non si potrebbe finché non torna il giorno. Vi ricordate, l'abbiamo già visto questo, è una regola del purgatorio secondo cui i penitenti non possono avanzare se non c'è la luce del sole. Quindi, siccome il sole si è appena occultato, Virgilio dice che ha già imparato dalla prima sera che hanno vissuto insieme in purgatorio, che bisogna affrettare il piede il più possibile finché si può. Allora, al verso 63 si sono chiuse le virgolette, così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto che io al primo grado fui, sentimmi presso quasi un muover d'ala, e ventarmi nel viso e dire: beati pacifici che son sanz'ira mala. Allora, così parlò Virgilio e io e lui rivolgemmo i nostri passi verso una scala, e non appena io fui, dice Dante, al primo gradino, mi sentii vicino quasi un muover d'ale. Molto bello questo quasi, no? Perché implica la dolcezza con la quale, non a caso, l'angelo sta levando il pi che corrisponde a questo peccato terzo dell'ira. E mentre Dante sente questo venticello nel viso, sente l'angelo che dice: beati pacifici che sono sanz'ira mala, cioè che sono senza questa ira peccaminosa che, vi ricordate, abbiamo distinto la settimana scorsa da un'ira giusta,
che implica una reazione di indignazione di fronte all'ingiuria. Come al solito, quello che fa l'angelo è recitare una beatitudine evangelica, in questo caso la quinta, quella che si legge nel latino della Vulgata che conosceva Dante, nel Vangelo di Matteo: beati pacifici, quondam fili dei vocabur, cioè, scusate, vocantibur, cioè beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio. E allora al verso 70: già erano sopra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivano da più lati, cioè la luce delle stelle già stava sostituendo quella del sole. E Dante, come era capitato anche nella prima sera, al verso 73: o virtù mia, perché si ti dilegue? Fra me stesso dicea che mi sentiva la possa delle gambe poste in triegue. Cioè, potenza, forza mia, perché così diminuisci? Diceva Dante a se stesso, già che Dante sentiva che la possa, cioè la forza delle gambe, era messa in tregua, cioè in pausa. E al verso 76, però, qui è interessante perché chiaramente il buio ha colto i pellegrini, quindi Dante non può più andare avanti, però nel frattempo evidentemente hanno percorso lui e Virgilio l'intera scala e si trovano già sulla quarta cornice. Noi eravamo dove più non saliva la scala su ed eravamo affissi pur come nave che alla piaggia arriva. Cioè, noi eravamo arrivati dove non si poteva salire più, quindi dove la scala era finita, e ci eravamo fissati come una nave che arriva alla spiaggia. Stupenda immagine che rende proprio l'impossibilità di andare avanti. Allora, visto che la seconda parte del canto è, come vi ho accennato, dottrinaria, abbastanza complicata, e che siamo più che alla metà del canto, suggerirei di fare la pausa ora, anche se non sono ancora le tre, così ci dedichiamo con calma alla seconda parte, che inizia appunto al verso 79. Facciamo come il nostro solito 5 minuti, se avete dei dubbi o dei commenti, vi leggo sulla chat. Grazie, a dopo. Clicchiamo la camera. No, ok.
Allora, riprendiamo. Vedo che non ci sono domande. Ho inviato la mia mail perché qualcuno l'ha chiesto. E quindi attendo le vostre notizie anche attraverso quella via. Riprendiamo quindi la lettura dal verso 97, dove inizia la parte in realtà più famosa di questo canto. Prego. Allora, Dante e Virgilio, insomma, non possono più muoversi perché è sera, ma sono arrivati a questa quarta cornice e quindi al verso 79, e io attesi un poco, si udisse alcuna cosa nel nuovo girone, poi mi volsi al maestro mio e dissi: Dolce padre mio, di quale offensione si purga qui nel giro dove siamo? Sei piesi stanno, non stai a tuo sermone. Cioè Dante aspetta un po', vedete che Dante va maturando, per vedere se sente qualche anima o qualche voce in questo nuovo girone, ma evidentemente non lo sente. Scusate perché... C'è la mia ex professoressa che mi manda dei messaggi. Sì, ma io dice che mi dice che insegnava filosofia, ma secondo me io ho avuto lei, Lucia, come insegnante di logica al quarto anno. Almeno io mi ricordo di questo nome perché in realtà lei non la sto vedendo. Non so se c'è. Ah, sì. Io mi ricordo lei spiegando i giudizi della logica formale, il quadrato della Z, la Y. Sì, ah, che emozione! Bene, scusate questa digressione personale, ma avere un ex insegnante tra i dantisti che mi seguono è un'emozione particolare. Bene, allora, torniamo. Allora. E Dante prima prova di avere insomma qualche informazione sulla nuova cornice quarta dove si trova senza ricorrere al maestro, ma non avendo alcun segno che, di quelli che chiedeva, cioè che si aspettava. Al verso 82 si rivolse a Virgilio e gli dice: Dolce mio padre, dimmi. Quale offesa, cioè quale colpa si purga qui nel nuovo girone dove siamo? Se i piedi stanno fermi, che non stia fermo il tuo discorso, il tuo sermone. Qui due cose vi vorrei far notare. Era già capitato, vi ricordate, nell'inferno. Degli Uberti con Cavalcante dei Cavalcanti. Mi state sentendo? Perché mi è apparsa una scritta che dice che il mio collegamento è Si instabile. frizzò per un attimo. Ah, grazie. Ripeto allora. Questa situazione in cui Dante e Virgilio per un qualche motivo non possono camminare e Dante approfitta per chiedere una qualche informazione al suo maestro, era già capitata all'inferno. Se ricordate, nel canto decimo dell'Inferno, Dante Virgilio, cioè si narra la visita di Dante Virgilio al sesto cerchio, a quello degli eretici. Dopo aver parlato con Farinata degli Uberti e con Cavalcante di Cavalcanti, avevano continuato a camminare. A un certo punto Virgilio aveva proposto a Dante, questo si narra nel canto undicesimo, di riposare, cioè coprendosi da una tomba, per abituarsi alla puzza che viene dal basso inferno. E siccome appunto dovevano stare eccezionalmente fermi, Dante, che è un bravo studente, aveva detto a Virgilio: Vabbè, non perdiamo del tempo, approfittiamo di questa sosta così tu mi spieghi qualcosa. E qui succede una cosa simile. Dante dice: Se i piedi si stanno perché non possono muoversi, che si muova il tuo discorso. La sottolineatura del fatto che i piedi stiano fermi
ora vedremo che ha un collegamento con il tipo di colpa che si punisce qua e con il contrapasso che, lo vedremo tra due settimane, devono subire le anime di questi nuovi penitenti. E come allora, cioè come in questa sosta dell'inferno, Virgilio aveva approfittato per esporre a Dante la classificazione dei peccati dell'inferno, anche qua la spiegazione che segue implicherà l'intera classificazione dei peccati del purgatorio. Perciò vedo che qualcuno di voi ha l'edizione di Coliue, proprio dopo il commento a questo canto, io ho chiesto di mettere la piantina del purgatorio, come avevo chiesto di mettere dopo il canto undicesimo la piantina dell'inferno, perché è solo lì che il lettore cui Dante si rivolge viene a sapere appunto com'è questo ordinamento. E di solito le edizioni moderne antepongono diciamo la piantina a ogni libro. E io ho preferito conservare, diciamo, rispettare il momento in cui Dante volle che il lettore sapesse questo, e mi riferisco a questo perché vedremo alla fine del canto che questa volontà è consona con quella metodologia che usa Virgilio per spiegare le cose a Dante e che Dante poi ripete nei confronti di noi lettori. Allora, Virgilio, dopo questa proposta di Dante, al verso 85, la primissima cosa che fa è definire, come ha chiesto, in risposta puntuale a quello che ha domandato il discepolo, quale colpa si purga in questa nuova cornice. Ed egli a me, l'amor del bene, scemo del suo dover, curitta si ristora. Qui si ribatte il mal tardato remo. Allora, qui, curitta, cioè proprio qui, si ristora, cioè si compensa l'amore del bene scemo, cioè insufficiente rispetto del suo dovere. Quindi ha definito, seguendo molto da vicino San Tommaso, molto brevemente lascivia. Peccato che, secondo questa definizione, consiste nell'amare il bene, per antonomasia, cioè Dio, in un modo insufficiente, scemo, vuoto rispetto della quantità esorbitante che dovrebbe avere l'amore di Dio. E immediatamente al verso 87 si serve Virgilio di questa bellissima immagine. Qui, cioè in questa cornice, si ribatte, cioè si batte con più forza il remo mal tardato, cioè il remo che non si era mosso con sufficiente potenza in vita. Di nuovo un'immagine che riguarda, come quella dei piedi, il movimento, e vedremo appunto che nel canto diciottesimo il contrappasso di questi acidiosi risiede nel movimento, il che è significativo appunto del fatto che è un peccato d'amore. Abbiamo detto più volte, no, che, come si è ricordato brevemente prima, per Dante il movimento che caratterizza la nostra vita si deve al desiderio di qualcosa che, finché non la si raggiunge, non si può riposare. Va bene? Perciò il movimento in tutta la Divina Commedia è fortemente legato al desiderio. E questa immagine del remo è particolarmente efficace per rendere, diciamo, l'idea di una barca che si è ritardata e che quindi deve mettere più fretta ai remi per, diciamo, compensare quel ritardo peccaminoso. Che cos'è questa cidia? È uno dei sette peccati capitali. Non a caso
quello del mezzo tra i sette. Dico, non a caso Dante come scrittore ha deciso di mettere in bocca di Virgilio la spiegazione in un modo simmetrico rispetto a ciò che hanno già visitato e quello che gli manca ancora. È un peccato cui non siamo molto abituati a riflettere, perché dopo il Rinascimento, dopo la Riforma, in realtà è stato mal tradotto come pigrizia. È quello che noi di solito nella lista moderna dei peccati capitali pensiamo come pigrizia, peresa in spagnolo, che però originariamente era appunto l'acidia, che come abbiamo visto non c'entra niente con la mancata attività che caratterizza quelli che noi oggi chiamiamo pigri. Dobbiamo sempre tenere presente che il testo di Dante appartiene a un mondo dove l'attività mondana non era affatto un bene positivo come è per il mondo borghese posteriore a Dante. Per Dante è chiaramente la vita contemplativa superiore alla vita attiva, perciò il fatto di non produrre, di non fare, che è quello che caratterizzerebbe la pigrizia oggi, non c'entra niente con l'acidia. Perciò io ho detto è una traduzione sbagliata quella, una traduzione, diciamo, moderna di un peccato che implicava mancato amore a Dio, amore debole nei confronti di Dio. Infatti San Tommaso, quando definisce l'accidia, parla di una sorta di tristezza che indebolisce l'attività spirituale a causa del peso della carne. Quindi la mancata, diciamo, volontà di fare è una conseguenza dell'accidia, non è il peccato in se stesso. Va bene? Ed è un peccato interessantissimo. È il peccato, per esempio, che più preoccupa Petrarca alcuni anni dopo Dante. Più lo preoccupa Petrarca perché sente di avercelo questo peccato in grande misura. Allora, Virgilio molto brevemente si è riferito, cioè ha risposto alla domanda precisa di Dante sul peccato che si purga in questa quarta cornice, ma aggiungerà un'intera cornice. Qualcuno domanda come si traduce assidia o asedia in spagnolo, con la C. Allora, al verso 88, siccome Virgilio è consapevole che questa sua definizione è abbastanza asciutta, aggiunge: scusate, potresti ripetere la definizione di acidia? Sì, la definizione di San Tommaso, che è quella che qui sembra di seguire Dante, è un tipo di tristezza che indebolisce l'attività spirituale a causa del peso della carne. Se voi state leggendo da un'edizione commentata, probabilmente in un qualche momento di questo canto del prossimo appare questa definizione di Tommaso, perché qui Dante segue molto da vicino la Somma Teologica. Va bene? Mi domandano se ha un qualche rapporto con la malinconia. Allora, la malinconia sapete che riguarda, secondo la teoria degli umori della medicina e la filosofia anche medievale, riguarda il mancato equilibrio degli umori, appunto dei liquidi del corpo, mentre invece la tristitiam, che è quello che qui definisce Tommaso, consiste soprattutto nel mancato valore attribuito alle cose che uno fa perché si è indebolito l'amore del bene. È un atteggiamento, che uno può notare anche
in alcuni intellettuali moderni parlano dei, non so, penso a colleghi che magari parlano dell'oggetto di studio senza alcun entusiasmo, con una sorta di distanza affettiva, oppure che si dedicano a un lavoro intellettuale che per Dante era spirituale senza fare il meglio di sé, risparmiando le proprie forze, facendo il meno possibile o facendo le cose a metà. Per Dante tutto questo, più che pigrizia, implica mancato amore del bene, che priva di intensità e di impegno le attività che uno fa. Non so se si capisce. Qualcuno ha messo indolenza? Sì, effettivamente l'indolenza sarebbe la conseguenza immediata del mancato amore o del poco amore, dell'amore poco intenso, perché implica la disposizione tiepida verso il dolore che forse si deve affrontare nel nome di quell'amore. Ed infatti, lo vedremo la settimana prossima, dagli esempi di Acidia che Dante perciberà, ci saranno quelli, e addirittura in uno dei personaggi che si è macchiato di accidia, con il quale Dante parlerà a lungo, si vede che l'accidia è il peccato, per esempio, dei mancati martiri, cioè di quelli che nei primi secoli del cristianesimo, durante le persecuzioni, non hanno avuto la forza di sostenere la tortura. E hanno taciuto il loro cristianesimo dicendosi pagani per evitare la morte. Va bene? Qualcuno sta mettendo nella morale cattolica la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima. È uno dei sette vizi. Sì, grazie. Effettivamente la mancata forza per sostenere il martirio, no? Bene, questa è la definizione del Devotoli, che è il miglior dizionario italiano. Grazie, benissimo. Bene, allora comunque Virgilio poi tornerà a parlare di questo, eh? Ora l'ha detto molto velocemente, ma la cosa più importante di questo canto, perché degli accidiosi avremo modo di parlare quando Dante li incontrerà, eh? Nelle prossime settimane torneremo a questa colpa. Ma quello che importa qua è la spiegazione che viene ora, che riguarda l'intero purgatorio. Quindi leggiamo dal verso 88. Ma perché più aperti intendi ancora, volgi la mente a me e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora. Cioè, ma affinché tu impari più apertamente questa cosa, rivolgi la tua mente a me, quindi dammi attenzione, e prenderai un qualche buon frutto del nostro stare qua fermi. E qui al verso 91 inizia questa spiegazione. Né creator né creatura mai, cominciò el, figliol, fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu il sai. Cioè, niente, né il creatore né il creato esistettero mai senza amore, o naturale, che sarebbe l'amore istintivo, o d'animo, e cioè quello di chi ha un'anima e quindi sceglie che cosa amare, e tu lo sai. E qui comincia a fare una spiegazione tipica della scolastica, nella quale si va dividendo e suddividendo le diverse possibilità. Finora ha parlato in un solo verso dell'amore naturale e dell'amore d'animo. Ora farà la distinzione. Io quando faccio questa lezione con una lavagna faccio queste divisioni che a loro volta si vanno suddividendo, perché è più chiaro vederlo così. Però
Però vabbè, Virgilio non aveva la lavagna e Dante comunque capisce, quindi cerchiamo di cavarcela con la meravigliosa parola che abbiamo. Allora, verso 94, lo naturale è sempre senza errore, cioè l'amore naturale è senza sempre errore perché è un'inclinazione naturale verso il bene che ognuno ha in sé, ogni essere creato ha in sé. Lo vedremo con più calma l'anno prossimo quando leggeremo il Paradiso. Ma l'altro, l'amore d'animo, verso 95, ma l'altro può errare per malo obietto o per troppo o per poco di vigore. Allora, l'amore d'animo, che è quello di cui continuerà a parlare Virgilio in tutto il resto della spiegazione, perché siccome il primo non può errare, non ci importa più. L'amore d'animo è alla base, come vedremo, di ogni virtù e di ogni colpa. E adesso quello che ci dice Virgilio è che può errare in due modi, di nuovo si apre in due, o per malo obietto, cioè o perché desidera il male, o per troppo o poco vigore nei confronti di un oggetto che merita di essere amato. Va bene? Qui abbiamo già rincontrato la cidia, perché questo amore del bene con poco vigore è appunto la cidia. Bene? Ma ora vedremo tutte le altre possibilità. Al verso 97. Mentre ch'egli, cioè l'amore, mentre ch'egli è nel primo ben diretto e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto. Cioè, mentre l'amore si dirige bene verso il primo bene, cioè verso Dio, e controlla, cioè regola se stesso nell'amore dei secondi beni, di quelli che non sono Dio, non può essere causa di un godimento peccaminoso, di mal diletto. Ma quando al mal si torce, cioè quando si devia l'amore verso il male, o con più cura o con men che non dee corre nel bene, o corre verso il bene con più cura di quello che dovrebbe o con meno cura di quello che dovrebbe, a seconda del bene, contra il fattore adovra sua fattura, cioè contro il suo creatore opera, agisce la creatura, la fattura. Cioè la colpa, sta dicendo Virgilio, può consistere o nel desiderare il male, oppure nel desiderare troppo un bene che non lo merita o troppo poco un bene che merita di essere più amato. Va bene? Ci siamo fin qua? Io domando, ma vedo 5 di voi e siete in 90. Benissimo, benissimo, benissimo. Stiamo ascoltando. Bene, Tante grazie. No, perché queste spiegazioni sono difficili e senza avere un certo feedback verbale o gestuale è difficile illudersi. Qualcuno mi dice di ripetere l'ultimo. Diciamo, Dante aveva solo domandato qual è il male che caratterizza quella cornice, e Virgilio ha detto, diciamo, allusivamente, che è la cidia, che consiste nell'amore poco intenso verso il vero bene. Ma poi ha detto Virgilio: ora, finché tu capisca meglio, ti darò l'intero, diciamo, schema dei peccati. E ha cominciato col parlare dell'amore. Ha detto: nessuna creatura e nemmeno il creatore senza amore. Quando l'amore d'animo si rivolge al vero bene, cioè a Dio, e regola se stesso nei confronti degli altri beni,
tutto va bene, non c'è peccato. Ma quando si rivolge verso il male, oppure si eccede o è insufficiente nei confronti del suo oggetto, lì la fattura, cioè la creatura, aziona, agisce contro Dio, contro il suo fattore, il suo creatore. Ora è più chiaro? Qualcuno domanda, equilibrio nell'amore? Sì, equilibrio nell'amore dei beni che richiedono equilibrio. Per Dio no, come vedremo dopo. Va bene? Si capisce? La persona che ha domandato equilibrio nell'amore, diffidando un po' di questa nozione, probabilmente ha in testa, non so, me lo dica, è Laura che non so chi è, probabilmente ha pensato all'amore umano in termini romantici, no? Però noi stiamo parlando dell'amore nel senso medievale, va bene? Amore come forza che muove l'universo. Non vorrei spoilerare, però l'ultimo verso della Divina Commedia è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Che vuol dire quello? Oltre a essere un verso bellissimo, vuol dire che ogni cosa dell'universo è mossa dall'amore che le creature hanno e che un istinto che li porta a ricongiungersi con Dio. Questo fa sì che Dio sia un motore immobile, l'amore del quale muove tutto il resto, tutto il creato. Ma non è l'amore di Luis Miguel. Non è l'amore di Luis Miguel, non è l'amore nemmeno, insomma, di Ugo Foscolo, per limitarci alla letteratura italiana. Non è un amore passione, no, non è indifferenza, no, non è indifferenza, è sottomissione delle passioni alla ragione. Vi ricordate quando Dante scende nel secondo cerchio dell'inferno, in quello della lussuria, e capisce dal contrapasso, capisce quando vede le anime che sono trascinate da un vento cui non possono opporre resistenza? Dalla natura stessa del contrapasso lui capisce che erano i peccatori carnali che la ragion sommettono al talento, cioè che sottomettono la ragione alla passione. Paolo e Francesca appunto si trovano lì tra tanti altri, Dante Paolo parla solo con loro, però ci sono Cleopatra, Didone, Semiramide, Achille, va bene? Si capisce l'idea? Cioè la ragione è un dono divino che Dio dà solo agli umani e che consiste soprattutto in quello che la settimana scorsa abbiamo ascoltato, che diceva Marco Lombardo, nella capacità di discernere il bene dal male e nella libera volontà di seguire uno o l'altro. Quindi per Dante ogni azione umana ha una responsabilità che risiede appunto su questa ragione che ci rende liberi. Va bene? Si capisce? Sì, sì, sta perfetto. Capisci bene. Sì, bene, grazie. Bene, grazie. Allora andiamo avanti al verso 103. Quinci comprendere poi che esser convene amor sementa in voi d'ogni virtute ed ogni operazione che merta bene. Cioè, da qui tu devi comprendere che necessariamente esser convenne che l'amore è il seme, cioè la radice,
radice preferisco non usarlo perché poi viene la stessa parola, è il seme, no? La semilla in spagnolo, in voi, di ogni virtù e di ogni opera che merita pena, quindi anche ogni peccato. E al verso 106 comincia a distinguere Virgilio, siccome prima aveva detto che il peccato consiste o nel rivolgere il proprio amore verso il male, oppure nel eccedersi o aver diminuito l'amore verso i secondi beni, adesso passa a distinguere gli oggetti di quell'amore. E quindi al verso 106 Virgilio dedica una terzina a negare la possibile esistenza dell'odio verso se stessi. Or, perché mai non può dalla salute amor del suo soggetto volger viso dall'odio proprio, son le cose tutte. Allora, or bene, dice Virgilio, siccome l'amore non può mai volgere il viso, cioè allontanarsi dal desiderio del proprio bene, cioè della salute del suo soggetto, cioè siccome nessuno può amare il male proprio, cioè il male del soggetto che ama, dall'odio per se stessi le cose sono immuni, tutte vuol dire protette. Sapete che la parola tutte in italiano moderno vuol dire questo abbigliamento, insomma, che si usa per andare al lavoro, che si mette ai bambini, no? Quindi sono protette, immuni dall'odiare se stessi. E adesso alla seconda terzina, al verso 109, dirà perché non si può nemmeno odiare Dio e perché intender non si può diviso e per sé stante alcuno essere dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Allora, e siccome non si può, nessuno può intendere se stesso per sé stante e diviso dal primo essere, cioè siccome ogni essere deriva la propria essenza da Dio, quindi nessuna creatura può concepire se stessa separata da Dio, ogni effetto, cioè ogni creatura, è tagliata, divisa, da odiare quello, cioè l'essere divino. Perché essendo unito necessariamente al proprio essere, implicherebbe anche odiare se stessi. Si capisce questo? Sì? Si capisce, si capisce. Ebbene. Se qualcuno di voi non capisce, per favore lo dica, perché in queste spiegazioni, se uno va avanti senza aver capito quello di prima, è come costruire sulla sabbia, poi si arriva a delle conclusioni. Scusi, penso che, además de que se entiende lo que estás explicando, nos hace repensar muchas cosas, como siempre, Dante. Es fantástico. Gracias. Prego, sì, Dante ci fa pensare a molte cose. Soprattutto, certo, qui Laura ha spiegato come parte di Dio non si può odiare se stessi. Sì, effettivamente, questo forse, diciamo, al mondo moderno che di solito, diciamo, concepisce la vita umana come del tutto autonoma, priva di un legame con un altro essere supremo, è più difficile da capire. Ma Dante sta dando per scontato che ogni essere non riconoscerlo, per esempio, è quello che portò Lucifero alla ribellione, perché non riconosce la propria... Sì,
corto? Mi è frizzato prima quando hai cominciato a spiegare questa parte. Oddio mio. Allora, no, dicevo che Dante, mettendo in bocca di Virgilio questa terzina, sta dando per scontato implicitamente che ogni creatura ha un essere dipendente dall'essere di Dio, che oggi per il nostro mondo moderno non è per niente scontato, perciò è una terzina difficile da capire. E aggiungevo che il fatto di non aver riconosciuto il proprio essere in dipendenza da Dio portò Lucifero alla sua ribellione e quindi alla caduta e all'inizio del male nel creato. Perché ricordate che, come spiega Virgilio nel canto 34 dell'Inferno, è la caduta di Virgilio, scusate, la caduta di Lucifero ad aver modificato la perfetta sfera che era la terra, con tutte le terre, insomma, distribuite in un modo armonico in tutti e due gli emisferi, e a forarlo facendo questo imbuto dell'inferno. Bene? Cioè, mi interessa di questo l'idea di ordine, cioè per Dante il mondo augurabile è un mondo ordinato dove ogni creatura capisce, riconosce e rispetta la propria posizione nella gerarchia della creazione. Va bene? Quando l'uomo non crede più che il proprio essere dipenda da altri, per Dante è l'inizio del disordine, del caos e dell'infelicità. Va bene? È un pensiero totalmente compatto quello di Dante, perciò io prendo terzine da diverse parti del poema, perché man mano che uno legge va arricchendo quello che ha letto prima in un modo del tutto coerente. Va bene? Sì, y es actual también, porque si pensamos en el ataque que el hombre le hace a la naturaleza, estamos tal cual en aquella época y no el hombre no aprende, no mejora. E infatti se pensiamo alla natura o alla terra come madre, in termini per esempio di San Francesco d'Assisi, per riportarlo al pensiero ancora medievale, sì, effettivamente è come cioè Dante si riferisce alla dipendenza dell'essere, diciamo, più nobile dell'uomo, che è l'anima, che è di creazione diretta da Dio, però effettivamente questo corrisponderebbe, per quel che riguarda la parte materiale dell'uomo, non creata direttamente da Dio, bensì generata naturalmente, sarebbe il non riconoscimento dei genitori o della terra che ti forma, no? Per il corpo, per quel che riguarda il corpo, vero? Si può dire che l'amore a reggere il logo che ordina la creazione? Sì, per Dante senz'altro, sì. Allora, andiamo avanti, perché il ragionamento di Virgilio è in tre, cioè quello che ha fatto finora è dire che l'uomo non può odiare se stesso, poi ha detto che non può odiare Dio, e quindi arriva a questa conclusione al verso 112. Resta, se dividendo ben estimo, che il mal che s'ama è del prossimo, ed esso amor nasce in tre modi in vostro limbo. Allora, si conclude che se esiste l'odio e non può essere né contro se stessi né contro Dio, è per forza contro il prossimo, cioè amare il male di qualcuno. E quell'amore nasce nel vostro fango, dice Virgilio, in tre modi. E al verso 114 e 115, scusate, comincerà a dire tutti e tre, che riguardano tre peccati. Verso 115. E chi per esser suo vicin soppresso spera eccellenza, e sol per questo brama che il sia di sua grandezza in basso messo. Allora, c'è quello che, per il fatto che il suo prossimo sia diminuito, spera di primeggiare, di essere eccellente,
solo per questo desidera Brahma che il prossimo sia messo in basso dalla sua grandezza. Questa è la definizione di Tommaso della superbia come odio del prossimo. Va bene? Poi torneremo un attimo a commentare questa definizione se abbiamo del tempo, altrimenti lo faremo la tra 2 settimane. Verso 118. E chi podere, grazie, onore e fama teme di perdere perché altri sormonti, onde s'attrista sì che il contrario ama. Cioè c'è chi teme di perdere potere, grazia, onore e fama perché emerga qualcun altro, per cui si attrista così tanto, si rattrista, che ama il contrario, cioè ama il male degli altri. E questa è l'invidia che abbiamo visto appunto nel secondo girone. Verso 121. Ed è chi per ingiuria parca onti sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal conviene che il male altrui impronti. E c'è chi per un'ingiuria che ha subito se ne adonta così tanto che diventa ghiotto di vendetta, cioè goloso di vendetta, per cui poi fa il male agli altri. E questi sono gli iracondi. Va bene? Vedete come questa immagine del ghiotto, che implica di per sé chiaramente un eccesso rispetto della fame normale che uno ha perché ha bisogno di essere alimentato, ci fa capire quello di cui parlavamo la settimana scorsa e oggi abbiamo avuto modo di accennare attraverso questa espressione ira mala, e cioè che c'è un'ira per un'ingiuria subita che è, diciamo, ragionevole, come sarebbe la fame normale di cibo rispetto della ghiottoneria, della gola. Questa ira è chiaramente un eccesso. E quindi al verso 124, questo triforme amor qua giù di sotto si piange. Cioè, stanno parlando Dante e Virgilio sulla quarta cornice, dice questo amore del male del prossimo, triforme, cioè che si manifesta in 3 modi diversi, si piange. Qua giù di sotto, cioè nelle prime 3 cornici che abbiamo già, diciamo, ripercorso. Io vi ho chiarito che erano superbia, invidia e ira. Virgilio non lo dice. Virgilio dice: se tu li hai già visti, puoi chiaramente associare uno all'altro, perché Virgilio chiaramente è un maestro molto migliore di quanto non lo sia io. E quindi lascia che Dante, diciamo, completi la spiegazione con quello che ha sperimentato direttamente. Allora dice: siccome l'hai già visto, al verso 125, orvo che tu dell'altro intende che corre al ben con ordine corrotto. Cioè, finora ho parlato dell'amore del male del prossimo. Per cui ora voglio, dice Virgilio, che tu faccia attenzione all'altro tipo di amore cui mi stavo riferendo, e cioè quello che va verso il bene in un modo disordinato, con ordine corrotto, e cioè eccessivamente o difettuosamente. Va bene? Allora, il verso 127. Ciascun confusamente un bene apprende nel qual si queti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende. Allora, ogni essere umano apprende un bene confusamente. Vi ricordate che Marco Lombardo aveva spiegato che l'anima semplicetta prima si inganna, eccetera, quindi è confusa da altri beni. Qui invece Virgilio si sta riferendo all'apprensione del vero bene, quello dove l'animo si
acquieta, si appaga e desidera, per cui si mette in moto, opera ognuno per raggiungerlo. Questo è il primo bene, il bene di Dio, che tutti desiderano e diciamo cercano di arrivarci. Perché Virgilio sta dando per scontato che il peccato di cui sta parlando, che sono i peccati capitali, sono questi peccati che Dante sta vedendo nel purgatorio, di gente che si è poi chiaramente pentita. Va bene? Allora, al verso 130, se lento amore a lui veder vi tira o a lui acquistar, questa cornice dopo giusto penter ve ne martira. E qui è tornato a parlare dell'acidia cui aveva accennato brevemente all'inizio. Se un amore lento, cioè un amore poco intenso, attira voi a vedere lui o acquistare lui, cioè il vero bene, questa cornice, quarta, dopo un pentimento giusto, in vita chiaramente, ve ne martirizza, cioè vi punisce per purgarvi. Va bene? Cioè, quando l'animo si rivolge a Dio con poco vigore d'amore, questo è acidia e questo, dice Virgilio, è quello che si purga in questa cornice. E qui al verso 133. Altro bene che non fa l'uomo felice, non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben frutto e radice. Allora, esistono altri beni che non rendono felice l'uomo, e cioè amori che si rivolgono a beni secondari, non al primo bene, che non danno felicità, non sono la buona essenza che è frutto e radice di ogni bene. Vedete l'identità tra frutto e radice, cioè tra origine e destino, perché Dio è quello. Dio è il primo amore, per il cui amore nacque l'universo e che ha impresso nelle creature l'amore che lo rende capace, la sua creazione, la rende capace di tornare per amore a lui, che è l'origine del creato e che è il destino del creato anche. Va bene? Perciò Dante, nel canto 15 dell'Inferno, quando Brunetto gli aveva domandato dove stava andando, Dante che dice: sto tornando a casa, per riferirsi al paradiso. Bene. Allora, al verso 136, Virgilio ha già detto, no, che l'amore può essere eccessivo o può essere difettuoso. L'amore difettuoso verso il primo bene è l'acidia, quella che si punisce nella cornice dove sta parlando in quel momento con Dante. Ora invece ha presentato altri beni che non sono Dio, che sono beni secondari, che non danno la felicità, e quindi al verso 136 aggiunge: l'amor che adesso troppo s'abbandona, di sovra noi si piange per tre cerchi. Cioè l'amore che si abbandona troppo verso quel bene secondario, sopra di noi, cioè nelle cornici quinta, sesta e settima, si piange in tre cerchi diversi. Di nuovo tripartito, come si tripartiva in superbia, invidia e ira l'amore del male del prossimo. Anche questo amore eccessivo per i beni secondari è suddiviso in tre peccati. E al verso 138 aggiunge: ma come tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Cioè, ma come, diciamo, si suddivide ragionevolmente in tre peccati questo amore eccessivo per i beni che non danno la felicità, lo taccio,
affinché tu lo capisca per te stesso man mano che percorreremo le ultime cornici. Va bene? Ora, io, non per ansia docente, ma perché il lettore medievale e Dante come pellegrino capivano perfettamente quali erano questi tre vizi che consistono nell'amore eccessivo verso un bene che non dà la felicità. Lo capivano benissimo, perché sapevano a memoria i sette peccati capitali come erano stati elencati da Gregorio Magno nel VI secolo sulla base di un commento al libro di Giobbe dell'Antico Testamento. Sanno benissimo che se Dante e Virgilio hanno già visto superbi, invidiosi, iracondi e accidiosi, i peccati che mancano sono l'avarizia, la gola e la lussuria, che sono quelli che il pellegrino visiterà nelle ultime tre cornici, e man mano che leggeremo impareremo anche noi in che cosa consistono. Va bene? E qui qualcuno mi dice, dove dice sto tornando a casa? Al canto 15 dell'Inferno, nel canto di Brunetto Latini. Quello è la spera... avarizia, gola e... lussuria. Ah, lussuria. Grazie. Prego. Io dicevo, perdón, yo decía que es hermosa la esperanza que siempre ha dado desde entonces hasta ahora, el creer en el camino que nos ha dibujado Dante, ¿verdad? Con su obra magna. Muchas gracias. Prego, no, gracias a Dante dobbiamo dare. E comunque una delle cose che di solito nella spiegazione su questa spiegazione che ha dato Virgilio si offre è di nuovo notare una cosa che comunque io credo di aver detto nella lezione di introduzione al Purgatorio, e cioè che questa classificazione dei peccati capitali che Dante come scrittore segue nel Purgatorio differisce da quella dell'Inferno, dove la classificazione dei peccati seguiva invece la classificazione di San Tommaso sulla base dell'etica aristotelica, quindi era scolastica. Perciò voi non potete trovare tutti questi peccati capitali che Dante trova nel Purgatorio rappresentati in luoghi a sé stanti nell'Inferno. La superbia, per esempio, non ha un luogo nell'Inferno. Va bene? Questo perché, come anche questo credo di aver detto nella lezione di introduzione, mentre nell'inferno ogni cerchio punisce eternamente i peccatori per peccati effettivamente commessi, cioè per fatti singoli, in questo caso le anime che come voi sapete transitano, non sono per sempre ognuna nella cornice dove Dante le vede, quello che si fa è non punire bensì, diciamo, purgare, lavare l'anima, non di peccati effettivamente commessi, perché quelli sono stati cancellati da Dio in vita quando le anime si sono pentite, ma di predisposizioni dell'animo verso questi peccati. Perciò ci si mette del tempo a guarire, perché sono tendenze, non è un fatto puntuale quello che si punisce qua. Va bene? Di questa classificazione, queste definizioni che Virgilio ha dato di alcuni dei peccati, diciamo, ci sono state delle perplessità, soprattutto per quel che riguarda la sua definizione di superbia come odio del prossimo, perché noi nell'inferno, sebbene non abbiamo visto un cerchio interamente dedicato alla superbia, abbiamo visto sì alcuni personaggi
che sono stati esplicitamente associati alla superbia, come per esempio Capaneo, come Vanni Fucci, un ladro. In genere abbiamo visto che il peccato di superbia nell'inferno, che è passim qua e là, è legato piuttosto a un atteggiamento verso Dio più che verso il prossimo, come qua dichiara Virgilio, vero? Per cui è un argomento abbastanza complesso al quale diversi studiosi hanno dato diverse risposte. Secondo alcuni Dante ha voluto sforzarsi di collegare ogni colpa capitale all'amore e quindi ha dovuto mettere in qualche modo la superbia come un peccato di amore del male del prossimo. Secondo altri invece la superbia contro Dio, che in Tommaso è infatti un tipo di superbia, è quella che Dante vede manifestata soprattutto nell'inferno, perché è quella che impedisce l'umiltà del pentimento, mentre invece la superbia di cui parla Virgilio è quella che lui come ragione può vedere e che si manifesta nel purgatorio come superbia verso il prossimo, che è l'altro tipo di superbia di cui parla Tommaso nella Somma Teologica. Però è un argomento difficile che, come al solito, vi consiglio, se volete approfondirlo, di guardare sull'Enciclopedia Dantesca. Se voi cercate, così, se mettete sul motore di ricerca superbia in Enciclopedia Dantesca, vi invierà, aspettate che, perché non, ecco, se cercate così vi invierà una spiegazione che comprenderà sicuramente sia la superbia intesa da Virgilio nel Purgatorio, sia quella che si manifesta in diverse parti del libro. Va bene? C'è la Enciclopedia Bompiani, si può trovare qui? No, là? Ma l'Enciclopedia Bompiani non è dantesca, no? No. Certo, diciamo, se uno cerca superbia su un'enciclopedia, non so, la Bompiani o la Treccani, o diciamo di queste che sono ottime, troverà la definizione canonica di superbia. Ma l'enciclopedia dantesca ha il vantaggio, per noi che studiamo Dante, di dire come la parola viene intesa in tutta l'opera di Dante, quali accezioni assume in ogni contesto e i problemi critici legati a questo. Va bene? Quindi è uno strumento straordinario che dobbiamo sempre ringraziare di avere, perché è in rete da relativamente poco tempo. Io quando ho studiato in Italia dovevo andare in biblioteca a vedermi l'enciclopedia dantesca sempre, perché è una cosa lunga. Noi a Buenos Aires ce l'abbiamo, l'Istituto Italiano di Cultura ce l'ha, per cui io i primi anni, quando ero appena tornata, andavo all'istituto a vederla. Ora ce l'abbiamo online e questo è un enorme vantaggio. La troviamo all'Enciclopedia Dantesca. Sì, alla Dante in carta dovete cercarla come Enciclopedia Dantesca. Online l'ha messa, diciamo, in rete la Treccani. Grazie. Prego. Bene, allora rileggiamo il canto e ci salutiamo fino al primo giovedì di settembre, perché ricordate per favore che la settimana prossima non c'è lezione. Siete invitati se vi interessa a seguire la conferenza di Pietro Cataldi, che è su Dante nella letteratura italiana del Novecento. Bene? Grazie. Prego. Allora, una domanda. Se io voglio seguire la tua spiegazione, dove posso andare?
La mia spiegazione è sul Dante, no? Sulla Divina Commedia. Tu fai la lettura, ma penso che abbia una spiegazione, anche una spiegazione tua, no? Scritta. Ce l'ha? Allora, non so se sto capendo bene. Un libro, un libro. Hai scritto qualcosa sul... Ah, io allora, grazie. Allora, come autrice. Io ho scritto diverse cose su Dante, ma non una spiegazione del libro in genere. Ma ho tradotto la commedia con note e commenti e con un'introduzione di 70 pagine che ha pubblicato quest'anno la casa editrice Coliue, per cui lì insomma ci sono delle spiegazioni a ogni canto come è tradizionale nelle traduzioni annotate. Allora la cerco in Coliue, allora. Sì, o in Mercato Libre, e premetto che io non guadagno niente se vuoi comprare. No, me lo domandate vi dico. Io te lo domando senza, invece alla rovescia, sapendo che non hai nessun interesse. Bene. Io voglio seguirti. No? Va bene, grazie dell'interesse. Allora, rileggiamo il canto. Ricordi il dei lettor, se mai nell'alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle d'alpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente intraveressi, e fia la tua immagine leggera in giugnere a veder com'io rividi lo sole in pria che già nel cor carera. Sì, pareggiando i miei coi passi fidi del mio maestro, uscì fuor di tal nube ai raggi morti già nei bassi lidi. O immaginativa che ne rube talvolta sì di fuor, com non s'accorge perché d'intorno suoni in mille tube, chi muove te se il senso non ti porge? Muoveti lume che nel ciel si informa, per sé o per voler che giù lo scorge. Dell'empiezza di lei che mutò forma nell'uccel che a cantar più si diletta, nell'immagine mia parve l'orma. E qui fu la mia mente si ristretta dentro da sé che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei ricetta. Poi piovve dentro all'alta fantasia un crucifisso dispettoso e fiero nella sua vista e cotal si moria. Intorno ad essa era il grande Assuero, Ester sua sposa il giusto Mardoceo, che fu al dire al far così intero. E come quest'immagine rompeo se per se stessa, a guisa di una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla piangendo forte e dicea: oh regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder la vina, oi mal perduta, io son essa che lutto, madre, alla tua pria che all'altrui ruina. Come si frange il sonno, vedi butto, nova luce percuoti il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che lume il volto mi percosse, maggior assai che quel che è in nostro uso. I mi volgea per veder ov'io fosse, quando una voce disse chi si monta, che da ogni altro intento mi rimosse, e fece la mia voglia tanto pronta di riguardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù qui vi mancava. Questo è divino spirito che nella via dir suone drizza senza prego e col suo lume se medesmo cela. Si fa con noi come l'uom si fa sego, che quale aspetta prego e l'uopo vede, malignamente già si mette al nego.
ora accordiamo a tanto invito il piede. Procacciam di salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il vino riede. Così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto ch'io al primo grado fui, sentimmi presso quasi un mover d'ala, e ventarmi nel viso e dir beati pacifici che son sanz'ira mala. Già era sovra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. O virtù mia, perché sì ti dilegue? Fra me stesso dicea che mi sentiva la fossa delle gambe posta in triegue. Noi eravamo dove più non saliva la scala su, ed eravamo affissi pur come nave che alla piaggia arriva. E io attesi un poco, si udisse alcuna cosa nel nuovo girone, poi mi volsi al maestro mio e dissi: dolce mio padre, di quale offensione si purga qui nel giro dove siamo? Se i piedi si stanno, non stea tuo sermone. Ed egli a me: l'amor del bene, scemo del suo dover, quitta si ristora. Qui si ribatte il mal tardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora, volgi la mente a me e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora. Né creator né creatura mai, cominciò el, figliuol fu senza amore, o naturale o danno, e tu lo sai. Lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro può errare per malo vieto o per troppo par poco di vigore. Mentre che egli è nel primo ben diretto e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto. Ma quando al mal si torce, o con più cura o con men che non dee correre il bene, contra il fattore adovra sua fattura. Quinci comprendere poi che esser convene e amor sementa in voi d'ogni virtute ed ogni operazione che merta bene. Or perché mai non può dalla salute amor del suo subietto volger viso, dall'odio proprio son le cose tutte. E perché intender non si può diviso e per sé stante alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Resta, se dividendo ben estimo, che il mal che s'ama è del prossimo ed esso amor nasce in tremore, il vostro limo. E chi per esser suo vicin soppresso speri in eccellenza, e sol per questo brama che il sia di sua grandezza in basso messo. E chi podere, grazia, onore e fama teme di perder per altri sormonti, onde s'attrista sì che il contrario ama. Ed è chi per ingiuria par che aonti, sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal convien che il male altrui impronti. Questo triforme amor, qua giù di sotto si piange, orvo che tu dell'altro intende, che corre al ben, un ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si quieti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende. Se lento amore a lui vedervi tira o a lui acquistar, questa cornice dopo giusto penter ve ne martira. Altro bene che non sia l'uomo felice. Non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben frutto e radice. L'amor che adesso troppo s'abbandona, di sopra noi si piange per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo tra 2 settimane. Arrivederci.